Ballando con le stelle 2018 seconda puntata, coppia eliminata a sorpresa. Cosa è successo nel finale della seconda puntata di Ballando con le stelle 2018? Probabilmente anche voi vi sarete addormentati sul divano aspettando l'esito del televoto dopo il gran finale di Ballando. Proviamo con il nostro riassunto a raccontarvi quello che è successo nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2018 in onda il 17 marzo su Rai 1. E iniziamo proprio dalla fine, per volere del popolo che ha votato, ribaltando come sempre la classifica della giuria, si sono sfidate due coppie che a nostro avviso non meritavano di essere al ballottaggio finale. Sono infatti scesi in pista Stefania Rocca, con il maestro Marcello e Don Diamond con la meravigliosa Anna. Stefania arrivava da una settimana difficile dopo l'infortunio alle due costole, una settimana durante la quale aveva cercato di recuperare, anche per Don, ultimi 7 giorni d'inferno a causa di un infortunio alla schiena. Entrambi però hanno stretto i denti e hanno ballato anche per la seconda volta scendendo in pista quando era passata abbondantemente la mezza. Alla fine è stato il pubblico a casa a prendere la decisione: resta in pista Ballando con le stelle, con una percentuale molto alta, la brava Stefania Rocca. Si accomoda in panchina invece Don. Un peccato perché di certo non era stato il peggiore della serata. Ballando con le stelle 2018, il nostro commento dopo l'eliminazione della seconda puntata è arrivata quindi la prima e, permetteteci di dirlo, non era di certo quella meritata. In primo luogo perché Don non è assolutamente il peggiore, anzi. E poi il pubblico italiano ha dimostrato ancora una volta di saperci fare poco con il televoto. Anna Kartunen, una delle poche novità di questa edizione, è di certo uno spreco. Si è subito visto che la maestra ha portato a Ballando con le stelle una ventata di novità ed è davvero difficile capire come il pubblico non abbia colto questo cambiamento. E, in realtà forse è proprio questo il punto debole della coppia, il fatto che la maestra sia poco conosciuta. Non a caso, anche Marcello, che lo scorso anno ha ballato in coppia con Alba Parietti ed è stato oscurato dalla sua presenza, arriva al ballottaggio. C'erano sicuramente altre coppie che avrebbero meritato l'uscita e quindi nella seconda puntata di Ballando con le stelle, pensiamo alla Giorgio ma anche ad Amedeo Minghi. E ci mettiamo dentro anche Giovanni Ciacci, secondo voi se non avesse avuto al suo fianco Raimondo Todaro, che è una delle star del programma, sarebbe ancora in gara? Difficile.